Holy Craps, bigi davanti ragazzi, io sono Metebossa e sono tornato con la Rischia il Gusto Challenge come speciale 2500 iscritti. In questo video sono in compagnia di... Perry, ciao! Che tra l'altro è colui che ha anche permesso la realizzazione della serie di Sacred Underworld, ti ringrazierò per l'ennesima volta. Comunque questo qui è, come ho detto prima, il video ringraziamento dei 2500 iscritti. Lo stiamo facendo quando sono fermo a 2411 iscritti. Ci vorrà un po' di tempo che ci arrivo a 2500 iscritti, però con il suo permesso posso aspettare di caricarlo. Questo video 2500 iscritti non è l'unico ringraziamento, infatti quando avrò raggiunto questo traguardo avrò anche cambiato banner e avatar. Purtroppo non mi ricordo chi mi ha fatto l'avatar, mentre mi ricordo chi ha fatto il banner, ma siccome non mi ha dato un nickname per ringraziarlo, ho il suo nome e cognome di Facebook, quindi... Vabbè che ogni cosa che entra su Facebook è di dominio pubblico, però non vorrei, insomma, vorrei evitare. Per cui mi farò dire da chi mi ha fatto il banner come vuole essere ringraziato in un prossimo video. Detto e comunque li avrete già visti il banner avatar. Comunque, carissimo, qui adesso siamo con la Rischia il Gusto Challenge. Abbiamo due pacchetti, uno rosa e uno giallo, che non cambia essenzialmente niente dal contenuto, però ne abbiamo presi due, anzi in realtà ne abbiamo presi altri due per sicurezza. Per i gusti differenti. Esatto. Allora, siamo provvisti di un piattino dove mettere le caramelle dentro, abbiamo un fazzoletto se proprio non ce la facciamo a ingurgitare, sì. Che poi ragazzi, allora adesso un pacchetto a testa, oh. E adesso leggeremo a turno i gusti che si possono trovare. Vuoi cominciare tu? Oh mio Dio. No, devi metterlo così. Oh, ok. Vuoi cominciare tu a leggere i gusti? Ma non si vede. Ok. Adesso si vede. Vai. Allora, c'è alito fetido o limone? Di color giallo. Poi, yes. Di color blu abbiamo calzini sporchi o mora di monte. Attenzione, ragazzi. Non sbagliare. Poi, c'è il nostro preferito. Esatto, abbiamo discusso, questo è il nostro preferito. Noi, attenzione. Noi vogliamo trovare per forza questo gusto, sennò... Niente. Non siamo contenti. Il color viola è erba marcia o frutti di bosco? Allora, noi vogliamo trovare l'erba marcia. Lo scopo di questo video sarà trovare l'erba marcia. Non stiamo scherzando. Stiamo dicendo sul serio. Sì. Poi abbiamo, di color verde, abbiamo caccola viscida o mela verde. Buona. Assolutamente. Poi c'è la seconda preferita, più mia. Sì. Color arancione. Cibo per cani, che ne mangia con cibo industriale, e poi arancia rossa. È pesante sullo stomaco. L'arancia rossa? Sì. Sì, e poi abbiamo per colore, diciamo, un rosso, un arancione un po' più scuro, ascella puzzolente o fragola di bosco. Direi che possiamo partire. Quale apriamo per primo? Indifferente? Apriamo questo qua, dai. Allora, procediamo con l'unboxing. Allora, abbiamo dentro... Allora, abbiamo le istruzioni. Le grandi caramelle. Le grandi caramelle. Infatti, cioè, guardate cosa c'era dentro. C'è tutte gialle. Apriamo che quella, apriamo, va. Voilà. Meno male che mi hai detto di prenderne tante. Allora, questo va qua. Un altro. Ne facciamo collezione. Sì, cazzo. Facciamo l'album. Dimmi che ce n'è qualcuna di diversa. Oh, un altro. Anche questo facciamo l'album. Sì, butta dentro. Dimmi che ce n'è una di diversa. Beh, spero proprio di sì, l'ho preso apposta. Oh, okay. Sono diverse. Ci manca un gusto, Non ci manca un gusto. No. Sì? No. No. Questo è il blu, questo. Sì, blu, ce ne sono tre. Sono tutte gialle. E viola. La viola. Cos'è il giallo? Non c'è l'erba marcia, il viola. Due. Sarà la challenge. E se sono tutte e due erba marcia o se sono tutte e due frutti di bosco? Faccio denuncia al sindaco. Vuoi che ne apriamo anche un altro? Invece l'altro ce lo teniamo così tanto per... Ok, allora dobbiamo prendere il... Allora, viola. Prendi tu? Prendi viola? Vai. Se piace che sia quello è... Vedete, ne abbiamo altri due, ne abbiamo. Allora, può bastare una sola... A parte che... Guarda che sono tantissime avanzate queste. E ma le diamo in giro. Ah sì, dai, una caramella. Ma che bellissimo. Allora, facciamo un amico, capire. La buona caramella è buonissima. La buona caramella. Dai. Basta, facciamo festa. Siamo a posto. Ok, allora.
La rotella come va montata? Allora, dai, bisogna togliere. Prendiamo l'album per forza. Sì, adesso. Dai. E l'album che fa, è l'album che fa DJ. Lo volete? Facciamo scambio. Ho dato un altro colore. Ti piace la rotella? È bellissimo. Ma come funziona? Bisogna togliere questo. No, bisogna. Come bisogna toglierla? Come fai a girare la freccina? Ma che cosa bisogna togliere? Indichiamo il nulla. No, bisogna togliere questa. No. Non l'ho appena messa. No, bisogna togliere questo. Vedi. Oh, oh. Ah. Io sapevo che succedeva. Sapevo. Sapevo che succedeva. Un po' di delicatezza. Comunque hai ragione, l'ha messa così. Sono un coglione. Allora. Io sono V. Come si aprono? Le ho aperte. Io sono proprio io. Guardate ragazzi, guardate. No! Dov'è? Che caramello. Di che gusto fa? Se l'erba marcia io ti ammazzo. No, no, era gialla. Ah, ok, allora. Ale. È caduta una caramella. Sì, ho buttato per te una caramella. Ci sarà un po' di gusto in camera. Ah, beh, sì, dai. Non facciamo più i cretini. Allora. Bravo, bravo. Bravo. Ma perché ci sono così tante cose da indicare? Leggi un attimo le cose che ci sono scritte. Anche là, bravo. Minchia che profumo. No. C'è scritto niente? No, finiamo l'album. Finiamo l'album. Merda. Mi sono zuccherato. Era giallo e blu. Finiamo l'album. Sì. Mi sono zuccherato tutte le mani, ragazzi. Ok. Minchia, una difficoltà ad aprire ste caramelle. Cazzo. Ah. C'è scritto qualcosa. Sono diverse. Non lo sapevamo. Merda. Non lo sapevamo. Ma che cazzo è questa? Quali sono i punti? È il gioco 2. Facciamo l'1. Ruota 2 di 2. Allora facciamo il primo meno. Così ci prendiamo la caramella. Mm-hmm. Ok. Abbiamo le nostre caramelle, ragazzi. Allora. Facciamo il gioco 1. È quello più divertente. Yeah. Non bastava togliere questo. No, vabbè, facciamo tutte e due, facciamolo. Facciamo. I prossimi giochi. Next gen! Facciamo questo. Allora, c'è scritto qualcosa? I grandi gameplay. Esatto. C'è scritto qualcosa? Sì, sul gioco 2, su. Sono appunti. Prima di iniziare il gioco prendi i bicchieri, acqua e una ciotola a sacchetto dove eventualmente sputare, dopo un po' che l'hai tenuta in bocca, la caramella ha gusto terribile. No! No, io la mangio. Ah, ok, allora. Ogni partecipante della sfida. Gioco sfida ruota 2, che è quella che ci interessa. Ogni partecipante alla sfida gira la ruota per se stesso e sceglie la caramella del colore della casella su cui si è nata la freccia. E se la caramella è il gusto frutta, si assegna il valore indicato sulla ruota. Il 2, il giallo, il prezzo. No, se è terribile, penso che sia il doppio. È quello il valore più alto. Se invece il gusto è terribile, si assegna il valore di tale gusto. Se la freccia si ferma sulla casella nera per 2. Ah, c'è scritto. Allora, se c'è frutti di bosco, prendi un punto. E ci serve ammazza, prendi 2. Hai ragione. Sì. Ho capito, ma se io giro questa. No, o giri questa o giri questa. Sono dei giochi differenti. Ah, sono dei giochi differenti! Sì. Quale vuoi fare? Proviamo con il gioco 2 o facciamo il gioco 1? Facciamo il gioco 1, dai. Yeah. Facciamo il gioco 1. Solo che. Peccato la caramella. Abbiamo perso una caramella. Vabbè, dai. Partiamo col gioco 1. Che potrebbe essere o olito fetido o. Olito fetido? Sì. O limone. Ci sarà un odorino in camera. O il buono. Vado? Vai. E la nera invece rigira la ruota e mangiala tutta. Oh mio dio. Non c'è. Vado. La freccia si ferma sulla casella nera, rischia, si rigira la ruota e si prende la caramella del colore della casella dove c'è trovata la freccia. Ah, ok. Si rigira. Vado. Vai. Ale. No, vabbè. Non ce la posso fare. Yes. Facciamo da qua, facciamo, ragazzi. Bene! Partiamo bene! Alito fetido! Dov'è quella che è caduta? Dov'è quella che è caduta? Dove? È quella qui?
Vabbè, dai, la cercherò dopo. Allora, abbiamo alito fetido o limone? Quale scegli? Io scelgo questa. Ah, proprio quella devo scegliere io. Su serio? No. Ah. Pronto? Cin cin. Yeah. Limone. Limone. E cosa sa? Dalla lingua del contadino. E siamo 1-0. Proverò a mettere dei punteggi in basso a sinistra e destra. No, tra l'altro gioco uno, non ci sono punti. Vabbè, dei punti immaginari. Pensa alla caramella ricci di mare. Non, no, grazie. Vada. Ma che schifo. Fai piano. Ancora. Rigiriamo. Oh. Sì, verde. Caccola viscida o mela verde? Ce ne sono solo 4 di verde. Scegli tu per prima stavolta, così ho meno scelta. Yeeey, prendiamo. Vai. Caccola viscida. Mela verde! Ma non c'è di menta? No, no, è mela. Ma stai capendo che c'è di menta? Mi confermi che non è mela? Non è mela! Non so, so cos'è la mela. Finché è buona. Ma prima non è che mela, adesso... Ho di menta! Ho la produzione casalinga! Vabbè, forse siamo... Forse la menta dentro. Siamo ipoteticamente 2-0. Vado io. Ancora caccola viscida. Dai. Alito fetido. Un'altra volta. Io spero tra la lingua del contadino. Sono i trapani, ci sono. Sì. Vai. Limone. Serio? No, no. No, c'è ancora il gusto di quello di primo. Ah. Se vuoi prenderti un po' d'acqua. Almeno per togliere il gusto. Arrivo subito, faccio un sapore di merda. Faccio un piccolo taglio. È caduta d'acqua. Meno ci togliamo via un po' il gusto. Le mangiamo noi le caramelle. Tocca a lei. Vuoi fare la... Ok. Ci siamo. Ci siamo, ragazzi. Allora, ne abbiamo abbastanza. E sono queste, vero? Sono quelle più scure. Ok. Prendo questa. No, ho messo quella arancione. Ti prendi? No, arancione è così. Ah, uguale. Oh. Vai. Okay. Pronto? Abbiamo erba marcia o frutta? Ti di bosco. Questa voglio trovare l'erba marcia. Erba marcia. Credo sia erba marcia, credo. Non è frutto di bosco. L'abbiamo trovata. Erba marcia. Allora, sa leggermente di frutti di bosco perché sembra... Ma è proprio che dai la mattina. Che schifo. Mi sa che ho trovato frutti di bosco, mi sa. È buona. Allora fa schifo. Ma mangio l'erba ogni mattina. E com'è? Dammo il punto a Perry, dai. Vado io. L'ho trovata giusta. Merda. Dai, trova un altro alito fetido, siamo a posto. No, abbiamo cibo per cani o arancia? Allora, a me è piaciuta. Mi sa che non ho trovato erba marcia, ragazzi. No, è che se trovo, se voglio trovare l'arancia, voglio sentire l'arancia. Voglio sentire anche l'omino che raccoglie l'arancia.
Aspetta che scende la bottiglia. Guarda. Buone. Scelga lei per prima. Sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, sono 8. Io scelgo questa. Pronto? Piccola pausa. E credo scusa per il piccolo taglio, ragazzi. Comunque io ho sentito arancia. Io non ho sentito niente. Boh, questo è un punto neutro. Io non ho sentito arancia. Quindi mi piace proprio il cibo per i cani. Ok. Ne mangerò cucchiaiato. Vai, tocca a me adesso. No, o tocca a te. Tocca a me. Tocca a te, hai ragione. Ma. No, devi. Ma dai! Ma cos'è? Che caccola? La caccola o la mela? Le ultime due. Dai, un'altra volta menta. Dai, cosa scegliamo? Ah, scegli tu? Ok. Mi accontento dell'ultimo. Voglio trovare la caccola, io l'ho tanto più buona. Vai. Facciamo concorrenza. È menta! La caccola viscida. Mela! Era ora. Era ora una caramella buona. La caccola verde si alimenta. Mantempre fanti. Oh, mi è venuto pubblicità. Minchia. Vado. Oh, ragazzi, bevo un altro po' d'acqua. Anche se sono quasi finita. Vi bevo in faccia tutto. Allora, se permetti, io scelgo questa. Proprio l'erba marcia, vai a prendere. Me la voglio. Pronto? Due su due. Anch'io mi sa. Questi non sono frutti di bosco. Altro che erba marcia. Non è una ciminiera. Questi non erano frutti di bosco. Ho perso il punteggio, ragazzi, ma comunque la strada è vedendo. Come hai capito che non erano frutti di bosco? Minchia. Noi che facciamo questo gioco qua adesso? Vai. Anzi, tocca a te adesso girare questo. No, ti ho girato io. Allora tocca a me adesso. Allora. Abbiamo finito. Abbiamo finito il nuovo gioco, ragazzi. Adesso andiamo a punti. Vai. No. Facciamo che arriva a 10. Anzi, facciamo a 8 perché il video sarà un po' venuto lungo. Io giro intanto. Rigira la ruota e raddoppia i punti. Vai. Cosa hai preso? Calzini sporchi o mora? Prego. Un attimo. Ok. Allora, vuoi scegliere tu? Calzini sporchi o mora? Quelle blu. Posso mangiare i miei calzini? Vai. Pronto? E questi sono punti per due. Sì, punti raddoppiati. E poi trovi i calzini sporchi. I calzini sporchi danno... I calzini sporchi danno 10 punti! Abbiamo già finito! Cos'è quell'altra? Ma questo non sa di mora. Ah! No, è mora. No. È mora. No. Abbiamo vinto! Pareggio! All in! On the green! Mandato il caramello! No, le lanci in aria! Perfetto! Questo è strano. E beh, facciamo che abbiamo i 15 punti. Ne ho fatti già 10. Ho pareggio. Tenga. Che bene che va sta ruota. Abbiamo... Non hai quella vicino a mela. Non c'è più. È vero. Rigiriamo, dai. Gioco, collabora! Ancora! Rossa. Abbiamo... La scena puzzolente o fragola? Ah, la scena puzzolente da 5 punti. Hai l'alito di menta. Ho un alito un po' di merda. Hai l'alito di caccola viscida.
se voglio sentire, lasciare il bucciante, ma voglio sentire i denti. Tutta. Tutta nei denti. Ci essere le papille gustative che fanno. Ci devono essere tipo quattro omoni grassi che mi ballano in bocca. Io scelgo questa. Pronto? Fragola. E fragola. Siamo a 12 punti entrambi. Che culo! Oh yes! Dai. Non ci sono gli omoni grassi che ballano. Mm. Ancora! Oh, ma c'è proprio gli agenti sudati in bocca. Cioè, immaginatevi uno con la scella puzzolente che ve la... scegli tu per primo? Sono la fragola, vedo la scella puzzolente. Mm. Fragola. Fragola. Non stanno sudando fragola. Non è possibile. Tocca a te. Non ce ne sono più! No. È una cosa assurda. No, vabbè, ancora. E l'ho fatta! Ancora! Vai, vai! Quanto vale? Siamo due. Due se la marcia e una se... Chi trova la marcia lì? No, sì. 16-15. No, sono pari, siamo pari. Siamo a 14. Siamo pari. Se uno prende 1-1 fa 15 ancora. Sì, madonna. Chi arriva a 16 vince, dai, perché sto vedo un po' lungo. Chi trova la marcia vince. Esatto. Vi ho detto, ragazzi, che la marcia era il motivo della vittoria. Quale scegliamo? Ce ne sono 6. Così tante. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sto dormendo. Questa è la vittoria. E io dico questa. Qua. Ah, pensavi che ti prendessi. Sto piangendo. È caduta! Cin cin! Per l'erba marcia! Erba marcia! Ho perso. Dopo due volte l'erba marcia, questa no, sento che prima non era erba marcia, ma stavamo ancora giocando a quello prima. La prima caramella che fa schifo ed era l'erba marcia. Ho vinto. No, vada a casa. No, no, ciao, caro. No, rimango qua. E quindi, ragazzi, il vincitore si mangia tutte le caramelle. E vai, no. Dato devo trovare l'altra. Allora, giuro. Ci sento un po' di alito fegato in camera. C'è una caramella che si è persa. Giuro, l'erba marcia era la più disgustosa di tutte. Comunque, ragazzi. Oddio. A me. Anche l'alito non era. Ma io ho fatto solo questo a trovare. Ti giuro, mi sta pulsando la bocca. Ti sta pulsando. Devi sentire quello che ti alita direttamente in bocca. due volte, non è che. È la respirazione bocca a bocca. È come se uno avesse mangiato talmente tanto aglio. E poi ti fa la respirazione bocca a bocca. E quindi, ragazzi, per questo video è tutto. Mi chiedo scusa, avevo voluto e mangiato come dei porchi, quindi... Ma avevo mangiato solo caramelle. Ma le caramelle saranno leggere, ma sono pesanti nel gusto e nel sapore. Citazione. Quindi, per questo speciale della Rischia il Gusto Challenge è tutto. Che altro posso dirvi, ragazzi? Spero vi sia piaciuta. Abbiamo cercato di impegnarci, però incontrandoci poche volte durante la settimana non abbiamo potuto programmarlo tanto il video. Sapete che io mi piace programmare molto i video nei minimi dettagli. Però l'abbiamo fatto come veniva e sono contento di come è venuto abbastanza bene, anche lungo, devo fare dei tagli abbastanza importanti. E quindi per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo video, un saluto da The Boss e da Perry, e adesso andiamo a dare le caramelle ai nostri amici. Yes! Ci siamo!
Only Craps Vigilante, ragazzi, io sono Mezzebossa e sono tornato con... Questo mi capita sempre, no, questo lo taglio, mi capita sempre. Lo devi tenere da qualche parte. Non lo per so. Per fare le papere. Allora, oh, what you say? Allora.